Grazie miei, cuori miei, buongiorno. Allora, mi sono riempita un attimo sto cosino, non so come si chiama, tipo un dispenser, che cavolo è. Comunque, ci ho messo all'interno l'alcol. Oh, il problema è che, madonna, puzza d'alcol. Ci usciva un imbutino proprio mignon da mettere all'interno del buchetto. L'imbutino è sparito e quindi mo ho fatto cadere un po' di alcol ovunque. Comunque sto cercando un attimo di sistemare la cucina perché dalle 9 alle 10 viene il tecnico a vedere il frigorifero, perché sono già parecchie settimane che non ci fa il ghiaccio e non ci esce più l'acqua dalla. E quindi secondo noi si è appilata, si è fatto tipo il calcare. Abbiamo provato a fare con il lavaggio con l'aceto bicarbonato come ci avevano consigliato, però niente, non va. E quindi mo dopo viene il tecnico, dalle 9 alle 10. Mo sono 8 e un quarto, quindi sto cercando di sistemare un pochino dappertutto, ma già fa. Oh, per fortuna che io sto a casa, pulisco sempre. O se no, guarda, non lo so. E questo è. Allora, e quindi sto sistemando, ragazzi. Impegnata a sistemare. Oh, finisco di fare qua, vado a fare un attimo il mio letto e sto qua. Praticamente no, è venuto il tecnico del frigorifero. No, cioè praticamente ha estratto e rimesso il contenitore dell'acqua, perché questo qua, questo frigorifero, non è quello là che va attaccato alla, diciamo, come si chiama, all'impianto idrico. No, ma è quello là che ha il contenitore all'interno, riempi il suo contenitore e ti esce l'acqua. E quindi diciamo questa è la cosa buona, perché quando i frigoriferi con sti cosi così vanno attaccati a volte all'impianto idrico. Comunque ha estratto sto coso, strappa, è uscita l'acqua. Cioè io quando l'ho fatto sono rimasta come una deficiente. Ho detto stavamo da un mese che non usciva l'acqua e il ghiaccio per una scemenza del genere alla fine. Raga, che poi noi ci abbiamo provato a tenere premuto. Comunque. Boh, però, ragazzi, ci ha messo più per scrivere il foglio, la ricevuta e tutto quanto. Anziché per fare. Oggi sto frigorifero. Comunque, vado a rifare i letti dei bimbi. Però prima faccio un po' di ninna. Però, raga, che stanchezza. Già la faccio. Oggi dormo un poco. Mi sono pure brufolò. Cristian, io non lo so. Mi dovevo fare i letti, ma è venuto pure qualcuno qui ad abbracciarmi. Un altro bambino è venuto tutti ad abbracciarmi. Oh, pur mia! Oh, beh, fatta la prima. Ma fatta la prima, piccolina! Come sei morbidosa, mamma mia, come sei carina, carina, carina. Arisha,
Oh, scia piccolina, oh, scia piccolina, e cagna piccolini, mamma. E c'è, mi fai il cane. E già, facciamo questo sacrificio. Mi ha chiamato mamma e tu vogliamo andare a mangiare a sushi. Per la prima volta mangio sushi. Cammina bene. E quindi facciamo questo grande sacrificio. Però quelle patatine bianche buone. Le nuvolette? Quelle patatine bianche buonissime. Guarda, qui senza mangiare niente. Cioè, devo pagare senza che si mangia nulla. Spero che sono buone le patatine bianche. Immagini, mi sa, connellino. Ma in Italia già sta là, chi c'è? Arrivetto. Buonasera. No, che sono di verdura. Già, vedi che sta pure la Christian. Allora, come prima cosa. Ma voglio il peperoncino. Arrivate le verdurine. No, però ci possiamo far portare pure il ketchup, se no, se vuoi. Però sono buone così. Mazzo, sono grosse. E nuvolette. Ma a me non mi piace. Che di là andà a buccio, non è che scegliono grosso. Mi piacerebbe troppo. Ma che è acida? Quello sì. Le panzò le cresciù molto, le cresciù. Ma no, raga, mi sbatte adesso, mo il brufolotto, guarda, ce l'ho gonfio. Comunque mi prendo un caffettino, mi faccio la fumattina e poi assolutamente un pochino a dormire perché sono stanca. Signora, le potrei fare una domanda? No, mi basta qui. Ma è possibile, questo è alto come me. Mo so io che sono corto o è lui che è troppo mese alto? Che mi sei? Guarda io. Fai vedere, bimba. Oddio, veramente. Maschio. Mamma, mi pare un viadura. Questa è femmina, mamma. E che sì, cazzarola. Che bello. Siamo che femminuccia. Siamo al quinto mese, piccolino ancora. Sì, quinto, sesto mese, sì. Ma lei, sua mamma, già preparata. Senti, comunque mi sono riuscita a portare un po' di salmone e un po' di edamame. Lo metto nel contenitore e lo conservo, perché siccome non si possono lasciare cose nel piatto. Erano avanzate proprio un po' di pezzettini di salmone, il sashimi e l'edamame, e quindi me le so portare e mi faccio stasera la bolla. Era un carrot che sono arrivato, no? Ah, traversino non fa niente, non me ne fotto più. Guarda, vado da paletta, ma ero. Sta prendendo. Oh, acqua. Allora, praticamente ho questa tintura che mi chiede mamma. Sta sul letto. Madonna mia, aspetta. Oh, faccio no, non c'è, ne fa una roba veloce, ti sta qui. Arrivo, aspetta. Allora, praticamente proviamo questa tintura. Me la portò mamma. Però il colore, raga, non è quello là che faccio io, è un castano mocha. Lo voglio provare. E non lo so, comunque il risultato dovrebbe essere questo. Per esempio ora sono così più o meno, dovrebbe essere questo qua. Non capisco, noi vediamo un po'. Ne approfitto, mi faccio uno shampoo, però li metto con Ricci, che poi venerdì voglio fare loro lo shampoo, però mi passo la piastra, perché poi siccome andremo a Roma, però già pure stati in due, ce l'avevo già da parecchio tempo, e quindi proviamo. Ma no, mamma, che pizza, devo dire la verità. Stasera io non mangio, per carità, nonna mia. Aspetta, me levo pure l'orologio, sono di macchia. Ok, siamo pronti per fare la mischia Francesco. Tubettino. Prendiamo. Oh, che cogliona. L'ho aperto prima di sbattere. Tengo la intelligenza pari a 99,99. Ecco, quell'uno mi sono perso. Ecco, comincia a fare i casini. Non ci fate i miei capelli adesso. È giusto un tubettino, così. Aspetta. Ok. Allora, abbiamo messo il prodotto qua dentro.
Ora andiamo a miscelare, che come una gridina io ho tolto il coperchio e la vado a mettere in testa. Ci sto chiamando mamma. Vabbè, io nel frattempo ho iniziato perché mi ha chiamato mamma, poi si è messa a parlare. E quindi raga, ho iniziato. Io vado un po' così ad occhio, perché tanto vi ripeto, a me è solamente per sfizio quella cosa. Però non si crede da pizzi, che ne so. Vediamo un po' come esce, chi lo sa. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Vado poi a fare una bella grattatina generale. Aspetta che a cazzo mi esce Nurman Mon. Comunque alla fine deve essere un marroncino. Ma io so, basta che ne esca grigio, no? Assaggiate in modo tale che anche il colore si stende. Lasciamo agire i minuti che ci vogliono. Devo leggere sul cartello perché mi ricordo. Ci vediamo dopo. Comunque alla fine esce un marroncino, vedi, color caffè, quindi un marroncino chiaro. Raga, ok, quindi ci siamo. Alla fine è un castano tranquillo. Mi faccio dolce shampoo e poi dopo li asciugo. Benvenue. Inizia un nuovo giorno. Comunque vi faccio vedere i capelli alla fine come sono venuti alla luce del giorno. Questo è il risultato, perché non si vedono niente, anche perché io già sono castana. Però a me la cosa che mi piace quando mi faccio la tintura è che i capelli, raga, sono morbidissimi, non lo so perché. Comunque, questo è quanto. Vi ripeto, il colore è della palette castano mocha. A me piace sempre il castano mocha, no, della palette. Però appunto mamma mi diede sto colore, l'ho voluto provare. Però castano mogano secondo me resta il più carino. E oggi andiamo in piscina se tutto va bene. E quindi ho detto pure mamma se volevo. Oppa! Ah, marone. Aspetta, mamma, gira la testa. Ho chiesto pure a mia mamma se voleva venire. Niente, non voleva venire. Ah, comunque non so se vi ho fatto vedere le unghie che feci nuove. Ho cercato di fare i brillantini sotto, come si porta adesso, e insomma, cosa venute così. Aspetta che giro la telecamera. Cosa venute così? I brillantini sotto. Meno male, cerco di farle benino, ma vabbè. Questo, e dico, a parte le mie solite pellicine che mi mangio tutto, queste comunque sono le mie unghiette. Aspetta, forse me le metto di qua in meglio, eh? Fatte così. Invece sui piedi ho fatto rosso. Però sui piedi non vado proprio bene, soprattutto storte ieri. Poi di caffè. Vabbè, ieri faccio il letto, se no mocca facciamo annanzereta. Devo rifare il letto, mio, che palle, inizia la giornata. Bagni puliti. Letto mi ha fatto, ho tolto un po' la polvere con il panno, con il pannetto in microfibra. Ora coffee perché dopo devo andare via un quarto d'ora prima che si facciano le 10, quindi tra una mezz'oretta, diciamo, a 45 minuti coffee. E mi sono dimenticata di dirvi una cosa. Praticamente ieri sera abbiamo fatto una sorta di incidente, diciamo, vabbè, proprio un incidente. Comunque stavamo andando in villa, erano le 10 meno un quarto ieri sera. E comunque c'era sta strada, ci stanno i dossi, no? I dossi quelli là a terra.
io scendo il dosso, abbiamo sentito una botta che io con la testa ho fatto avanti e indietro, infatti ho sbattuto un pochino la testa al sedile. I bambini fortunatamente tutto bene, perché tutto sommato era una velocità moderata. E noi poi con la musica, sai, no? Cioè, io ve lo giuro, è stato un attimo, non ci ho capito niente. Mi ricordo sta musica, il dosso, cioè no che non mi ricordo niente, però per farvi capire che quando succede un incidente è proprio un secondo, no? Che tu non capisci niente. Musica, dosso, e io penso nella mia mente, mazza quanto è, l'abbiamo preso pesante oggi il dosso, perché ho fatto proprio così, eh? Poi dopo mi sono resa conto che avevo fatto questo incidente, che questo dietro mi ha tamponato, probabilmente o stava al telefono o si è distratto un attimo, magari stava guardando fuori, oppure non si è reso conto, stava troppo vicino, non ha mantenuto la distanza, non lo so raga, perché io dietro non ho guardato proprio, non ha mantenuto la distanza e quindi non ha visto che io prima di arrivare al dosso ho frenato un po' per appunto evitare di prenderlo un pochino più in velocità, no? E comunque, cioè, vi ripeto, è stato frangente di pochi secondi che non ci abbiamo capito niente. Io, figuratevi che poi, dopo che mi ha dato la botta, ho spento pure la macchina. Cioè, non so perché io abbia spento la macchina. Poi ho fatto proprio la cafona, vi dico la verità. Cioè, proprio cafone, aspettate già bene. Perché ho fatto la cafona, mo vi dico subito. Praticamente, quando è successo, appena è successo questo incidente, questa botta, no? Io mi sono affacciata fuori dal vetro e in tutta la mia cafonaggine, in tutto il mio dialetto, mi sono affacciata fuori. Ma che cazzo fai? Mi hai fatto sbattere la capa a me con tutti i figli miei, ma stai buono! Poi però ho detto, ma che cazzo fai? Cioè, non vedi, mi hai fatto sbattere la testa a me con tutti i miei figli e tutto quanto. Però poi, cioè, ripensandoci, era veramente un bravissimo ragazzo, aveva pare 26 anni, anche poi mio marito gli ha chiesto l'età, si è messo a disposizione, signore, ormai da adesso fatemi vedere se vi siete fatto qualcosa, comunque, voglio, in un secondo non ci capite niente, veramente, e mo oggi Giuseppe si deve vedere perché comunque dietro mi ha dato una bella botta. La parte dietro si è rotta, si è ammaccata e tutto quanto. Fortunatamente, come si dice, storto è andato, dritto è venuto, ho ragione. Fortunatamente, questa è già la seconda volta che mi vengono addosso che c'ho ragione. E questa è. E comunque, guarda, ieri ho fatto proprio la cafona, ma che cazzo! E c'è fa. Io quando guido, no? Sono no cafona, però i dighi parolacci. Soprattutto quando ho ragione, che per esempio, le dico. Quindi se qualche volta mi incontrate in macchina, dighi parolacci, voglio tutto normale. Però vabbè. E comunque, fortunatamente tutto bene. I ragazzi, devo dire la verità, pure che poi ho visto, ho fatto, dovuto fare la foto della patente, i documenti, ha preso la patente il 2021, quindi anche lui molto, no, fresco. Io l'ho preso il 2016, pure io non è che ce l'ho data tantissimi anni, e poverino tremava per prendere i documenti, perché poi la paura l'abbiamo fatta comunque entrambi, mo, indipendentemente chi c'ha ragione, chi c'ha torto, uno la paura la fa, e pure lui quando prendeva i documenti tremava tutto, tremava. Peccato, vabbè. Comunque questa è stata la nostra inizio serata di ieri sera. Poi mi prendo il caffè, mi guardo un pochino Instagram. Oh, io vi aspetto su Instagram. Me, io mi chiamo TebG18, vi aspetto. E niente. Poi dopo mi preparo, vado alle sediste e ho in piscina. Vado, sotto mi sono messa già il costume. Ma assolutamente un bel caffè. No, qui non si compra niente. Aspetta. No, le patatine costano 2 euro. E appunto, costano tanto qui a quindi, mamma. Vai, Vatti a prendere la carotina, vai. Vatti a mettere al sole. Comunque la piscina ormai è moscia, raga. Questa è la mia situazione attuale. Bello, tutto è scombinato, mi sono bellendo. Mi sono messa un pochino qua all'ombra.
Già, facevi questo sole. Basta, mi sono messa il sole. Gratis. Sì, come? Metti il logo, mangi la carotina da giretto. Jacopo, smettila. Niente, oggi, cioè oggi, prima siamo venuti martedì in piscina a Moscia, che comunque è la settimana prima di Ferragosto, meno male le persone stanno in vacanza e quindi è vuota. Invece il mese di luglio pienissima, piena. E questo è, niente, ma tra poco ce ne andiamo, pure perché a Giuseppe dopo serve la macchina e poi stasera ce ne andiamo in villa e domani mattina, già pensate, già Giuseppe gli dico prenditi la macchina, ma dai che mi sveglio un po' più tardi. Sì, poi domani comunque mi devo dedicare alle valigie e tutto quanto, ma stasera me le faccio già scendere. Domani mi devo preparare le valigie, mi porto pure la friggitrice ad aria in modo tale che se voglio fare qualche dolce. Vince, ma che gli è? Madonna, mi Vincenza, sta scemone. Connettino, sì. Hai portato il giochino, mamma, guarda come si mette con queste cosce. È molto agile il mio cane. Raga, domani c'ho da sera tutti quei panni là, oi? Vogliamo giocare? E dai mamma, su. Dai mamma. E mamma che giochiamo, eh? Lascia che giochiamo. Sei pronta? Oh. Sei pronta? Piccolino. Sto coso, raga, c'è una forma. Aspetta, eh. Ah no, l'ha rotta pure l'altra palla. Prima c'era un'altra palla. Sembrava proprio un pene. Aspetta, eh. Sali a mamma, opla! Sali a mamma, piccolina! Verona, comunque ho detto già a mio marito Giuseppe, domani mattina prenditi la macchina, perché sinceramente no, raga. Perché dove devo tanto andare? Al lavoro. Ah. Mamma, io ando da, ma, do andare tre nessuna giorni, tre sì. Giorni devi andare a Roma. Tanto perché io ho scelto sabato. Che sì, che tanto io non devo andare da nessuna parte. E quindi ha detto Giuseppe, da macchina, in modo tale che domani mattina mi metto massimo la sveglia per le 9, ma secondo me, speriamo che non mi scedo veramente alle 6:30, ormai con la cosa che mi sveglio sempre presto, chi lo sa. Comunque raga, vi saluto, se Dio vuole ci vediamo domani, perché questi giorni non sto pubblicando tanto, perché questo mese di agosto è un po' moscio pure per me, vi dico la verità. È un po', non lo so, arrivo ad agosto che sono stremata. Comunque i bambini a casa da giugno, siamo andati in piscina e tutto quanto. Però comunque stanno sempre con me, sempre con me, sempre con me. Non stacco mai la spina. E sì, sono mamma, però anche io ho bisogno dei miei attimi di tranquillità. Comunque ci vediamo domani se riesco con un nuovo video. Un bacio, vi voglio tanto bene. Cuoricino per voi, ciao. Yeah. Bello flex, she wanna know me, I stay low key.